Dopo circa un mese dal primo play e diversi problemi sulla mia linea dati, ho finito Cyberpunk 2077 su Stadia ed è giunto il momento delle considerazioni finali. Lo so che non vi fidate delle mie semplici parole e non ignorate le grafiche che appaiono attorno a me, perché confido nella vostra collaborazione, quindi per non essere tacciato di fesserie devo avviare un collegamento col nostro inviato a Night City. Cosa ci devi dire, zio Ted? Semplicemente per farvi vedere che sono qui all'Embers davanti all'entrata della parte finale di Cyberpunk, perché ho finito Cyberpunk e adesso vi farò anche vedere. E mi è rimasta soltanto questa qui, vai al combattimento finale. Perché io non sono in grado di combattere fisicamente. Come potete vedere dalla mappa non c'è più niente da fare. Tutte le missioni primarie le ho finite, tutte quelle secondarie altrettanto. E allo stesso modo ho finito anche tutte le altre missioni. Potete vedere che non ho nessun filtro nella mappa. Ho fatto anche le secondarie, quelle dell'NCPD, ho fatto tutto. Vi faccio vedere esattamente quanto ci ho messo entrando nel menu e facendo finta di caricare una partita. Ecco, questo è il salvataggio manuale, tra l'altro numero 42, coincidenze? Io non credo. E siamo a 110 ore di gioco. Vi faccio rivedere la mia via arrivata alla fine con la corazza, la salute, la resistenza, gli indumenti appositamente selezionati perché sono il massimo della copertura e della resistenza. Infine le qualità del mio personaggio, come ho deciso di puntare le varie caratteristiche. Avrei ancora un punto abilità, come vedete sono già a livello 50 su 50. Guardate solo nell'intelligenza quanti ne ho già utilizzati e anche negli hacking rapidi. Come avete potuto vedere, ho dato letteralmente fondo a tutta Night City e ho mutato anche totalmente la mia via al cromo con upgrade di ogni tipo, di cui la maggior parte sono stati trovati gratuitamente in giro per la città nelle varie missioni. Ho comunque ancora un avanzo di quasi 900.000 euro dollari con cui potrei pagare ancora tantissimi veicoli o upgrade ancora migliori. I miei consigli sono di perdere il giusto tempo a fare la fisionomia del personaggio, non lo vedrete mai se non alla fine. Intervallate missioni principali o secondarie con gli interventi di LNCPD, perché se fate come me che li ho tenuti tutti alla fine, poi son duballe e si perde qualcosa, visto che proprio in quelle missioni si trovano tantissimi upgrade o armi interessanti. Altro consiglio: il non stare troppo lì a badare all'indumento o arma. Nel primo caso prendete quello che vi dà più copertura, nel secondo quella con cui vi trovate meglio, perché ho trovato parecchio macchinosa sia la parte di modifica degli indumenti che quella di comprensione di quale arma sia veramente migliore. La varietà è troppo grande. Solo le katane sono veramente overpower, oltre alla mitica Skippy ovviamente, quanto adoro Skippy, obbligatoriamente impostata su headshot. Per quanto riguarda il cyberware dipende comunque dal vostro stile di gioco, ma il pacco di RAM deve essere più grande perché è meglio, e gli slot riempiti con ping, surriscalda, shock sinaptico, cortocircuito, amnesia e suicidio, tutte ovviamente a livello leggendario o epico. Passo adesso al gioco. Sì, è pieno di bug, molti che non contano più di tanto, vedasi le cinematiche in auto, o altri che sono veramente irritanti, come quando si sale su dalle scale e si cade indietro appena arrivati in cima, o anche l'intelligenza dei nemici che pare a tratti buona e in altri assolutamente inaccettabile. I glitch in cui poi ogni tanto si piantano i nemici sono incredibili e sebbene ne semplifichino l'uccisione, spesso non consentono di recuperare le armi. E sì, una volta uscendo da un camion che avevo parcheggiato a bordo strada, sono piombato letteralmente sotto la città in una caduta infinita finché non mi hanno ridroppato nelle vicinanze.
Fortunatamente Stadia ha funzionato egregiamente, lasciandomi una qualità visiva di tutto rispetto, cosa che le console si sono sognate, e pochissimi blocchi durante il gioco. Mi sarà capitato meno di una decina di volte che i sistemi di Google si siano piantati, obbligandomi al riavvio della sessione. La cosa bella però è che in quasi tutti quei casi il sistema aveva fatto un salvataggio automatico pochi istanti prima. Ho avuto anche problemi alla linea fissa di casa e sì, è stata dura giocare a Stadia e perché è tutto online, ma sfruttando un po' il tethering in 4G del telefono ho potuto giocare comunque molto bene, ma i 3-4 giga di dati usati per ogni ora di gioco non sono pochi. Detto questo, io non posso che consigliare Stadia perché il rapporto qualità-prezzo è nettamente dalla sua, con l'offerta del gioco poi con controller e Chromecast Ultra tutto a 59€. È bastato avere una connessione internet flat e un monitor per giocare con un'incredibile resa. Solo il pensiero di dover spendere 400 e passa euro per una console gaming con qualità inferiori o anche 1500 euro per un PC all'altezza mi avrebbe fatto passare la voglia di comprare Cyberpunk 2077, visti anche i bug. Adesso è giunto il momento di parlare dei finali, o meglio del finale, perché alla fine dei conti uno è ed uno soltanto rimane il finale. Per questo consiglio di bloccare la storia principale prima di entrare all'Embers e giocare nell'open world fino a che non si è stanchi o comunque soddisfatti. Affrontare anche solo un finale vuole dire per me togliersi il gusto di continuare a giocare. Fortunatamente lo avevo capito, meme probabilmente dei finali cattivi di Silent Hill, così non sono rimasto molto stupito del risultato. Le vie dopo l'Embers sono tre, in realtà ce n'è una quarta che ti risolve tanti problemi, basta solo suicidarsi lì sul tetto sopra Vic e Misty ed il gioco è finito. In questo caso però i titoli di coda sono fenomenali perché sono tutti un coro motivazionale antisuicidio e ne sono rimasto molto colpito. Poi c'è il finale in singolar tenzone con la Arasaka che si divide in due con te che entri nel Mikoshi per il resto dell'eternità o che torni sulla terra dal tuo o dalla tua innamorata, se ce l'hai, per poi morire di lì a qualche mese. Nel finale al Decaldo, che ho trovato il più bello sia per la battaglia ma anche per il senso di famiglia che ti trasmette, moriranno un po' di loro purtroppo, ma poi potrai scegliere se scappare da Night City con loro e il tuo amore, morendo di lì a pochi mesi, oppure andare oltre il Blackwall e lasciare la tua vita ad un Johnny Silverhand ravveduto che ovviamente non avrà decadimento cellulare e potrà vivere tranquillamente. Infine il finale in cui Johnny Silverhand prende tutto in mano sfondando letteralmente la Arasaka, che ti mette a disposizione due finali però già visti: lasci il corpo a Johnny oppure diventi un dio dell'afterlife. Per concludere, questo Cyberpunk 2077 l'ho trovato un grandissimo gioco, ma ancora acerbo, con la povera CD Projekt Red veramente inguaiata nella baraonda mediatica che si è generata. Un gioco però immenso e comunque godibilissimo che vale ogni singolo euro speso, e vergogna su di voi che avete giocato al gioco 10 o 15 ore e avete chiesto rimborso, o peggio, estrema vergogna su chi lo ha finito giocandoci decine di ore e ne ha comunque chiesto rimborso. Voi dovreste veramente vergognarvi perché avete goduto delle disgrazie dei programmatori che hanno sputato sangue su quelle righe di codice, sceneggiatori che hanno creato sottotrame veramente divertenti, uniche e piene di easter egg, mai banali da giocare. Le uniche cose che mi sento veramente di appuntare a CD Projekt Red, perché il resto è comunque risolvibile con nuove patch, sono le interazioni nulle con i PNG e anche la parte amorosa, una volta finita la storiella, di approccio è pari a zero. Questo porta la storia a non essere minimamente aperta e in più gli avvenimenti avvengono solo con trigger ben definiti che ti fanno perdere il significato di vero e proprio open world e il suo rapporto causalità-effetto. Insomma, un mondo gigantesco e visivamente incredibile come mai ne avevo visti, estremamente coinvolgente, con meccaniche di gioco anche innovative, ma che è sembrato ancora vuoto nell'animo, o almeno non come ce lo si era immaginato. Parliamoci chiaro, se lo fosse stato, sarebbe stato non il gioco del secolo, ma quello del millennio. Saremmo qui ad esaltarli e a sbavare al solo pensiero di premere avvia partita. Così
però è semplicemente un gran gioco che fa il suo lavoro di svago del videogiocatore, ma che sarà ugualmente ricordato come un punto focale. Voi ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate, condividete questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, che io qui è ora che torni dentro una bella BD esplicita di questo Cyberpunk 2077. Ciao!